Come sappiamo tutti, Windows 7 è il sistema operativo creato da Microsoft. Fra l'altro, possiamo dire uno dei più famosi. È stato rilasciato il 22 ottobre 2009, quasi 10 anni fa, e continuerà ad essere supportato fino al 2020. Possiamo fare due accenni. È il successore della versione Vista, durata ben poco visto che è stato un sistema flop, ed è il predecessore di Windows 8 che ha cambiato il modo di vedere le classiche versioni di Windows, con il nuovo stile metro, le app di giochi dallo store e tanto altro di differente. Un'altra cosa da dire è che Windows 7 è ancora installato su tante macchine, fino a poco tempo fa dava persino filo da torcere al suo collega Windows 10, che fra l'altro, questione di mesi, sarà installato su più di 1 miliardo di dispositivi. Detto questo, mi focalizzerei sulla versione Ultimate, anche se da dire probabilmente ce n'è poco. Come ben intuibile, si tratta della versione del sistema più completa, perché oltre a tutti i pacchetti di Windows 7 che possiede naturalmente, ha queste ulteriori funzionalità. Evita la perdita accidentale o il furto dei dati presenti sul PC e su dispositivi di archiviazione portatili con BitLocker. Puoi scegliere la lingua che preferisci e se vuoi passa da una lingua all'altra, ce ne sono ben 35. Per i professionisti IT, Ultimate ha AppLocker che permette loro di controllare quali applicazioni gli utenti possono accedere. Ma per una completa tabella comparativa fra le differenti versioni vi lascio nella descrizione un utile link. Attualmente Windows 7 lo sto installando su macchina virtuale con VMware. I requisiti minimi di sistema ve li lascio in descrizione. E per chi volesse comprare una licenza a poco prezzo, basta seguire il mio video dedicato allo store GVG Mall, che lascerò anche questo in descrizione. Ricordo che quando la versione Ultimate era in commercio, non sono mancate le polemiche per quanto riguarda il rapporto tra le altre versioni come la Home, Professional ed Enterprise, ed il prezzo di listino che si aggirava intorno ai 340 euro. E per effettuare semplicemente l'aggiornamento da una versione più basica, diciamo, costava ben 320 euro.